E tanti auguri Pancarata, buon compleanno e grazie a tutti voi per essere intervenuti. Questa assemblea è il nostro marchio di qualità per il rapporto che abbiamo con le persone. Migliaia di soci presenti alla nostra assemblea, 55.000 soci, 151.000 clienti. E non sono numeri, sono persone che rendono viva la nostra Banca d'Alba. Quest'anno è particolare perché 20 anni è una cosa straordinaria, da un'idea geniale, è nata credo una delle banche, la seconda banca come volumi credito cooperativo del territorio e la prima come socio, quindi io credo che davvero è un anno particolare dove possiamo gioire per tanti motivi. Metta al centro voi, i soci, che vi assumete un impegno preciso per essere parte attiva alla vita della nostra realtà. Qual è il segreto di questa banca che coinvolge soci, 55.000, e i dipendenti? Perché anche i dipendenti sentono la banca veramente un po' come loro. Ma allora, io sono dipendente di questa banca da 13 anni e diciamo che un po' il segreto è il fatto che è una banca del territorio che investe le sue risorse su questo territorio, crede molto in questo territorio, è una banca che comunque considera i suoi dipendenti e anche i suoi clienti non come delle matricole ma come delle persone, valorizzando sia i dipendenti che i clienti proprio come persone. Quindi questo sia noi dipendenti sia i clienti lo percepiamo e automaticamente crediamo in questa banca, in questa azienda, e quindi cerchiamo noi come dipendenti in primis di dare il massimo di noi stessi e siamo orgogliosi di far parte di questa squadra. Bruno Ceretto, che occorre ricordarlo, è un grande imprenditore del vino. Quello che ha fatto sbarcare i vini albesi, l'Arnese in particolare, per primo negli Stati Uniti. Perché questo rapporto così stretto fra questa banca del territorio e voi che operate e vivete qui e poi vi muovete nel mondo? Non voglio fare delle classifiche, ma è gestito da noi, da Langaroli, da Roerini, da Piemontesi. La banca veramente si è sviluppata enormemente, dando dei servizi straordinari a prezzi veramente onesti e corretti, e sorretta da un direttivo, da un presidente che vede lungo, come ha detto adesso in assemblea, e noi imprenditori ne facciamo tesoro. Faccio un esempio: se io devo fare un investimento importante, vado dalla Banca d'Alba e sono sicuro che in giornata risolvo il problema. La socia numero 55.000. Mi sono rivolta a Banca d'Alba perché tutta la mia famiglia è già socia, comunque ho un conto corrente lì e conoscono bene, quindi mi fido di loro e mi sono trovata molto bene. Noi siamo stati tra i primi a essere soci della Banca d'Alba. Oggi nella mia famiglia, l'azienda Negro, siamo ben in 6 soci. È stato un evento importantissimo per il territorio di Langa e di Roero, poi si è allargato e si sta allargando ancora. Ossia, si cerca in tutti i modi questa cooperativa di Banca d'Alba di dare lustro e pregio alle attività, in particolare sia quelle industriali che quelle, diciamo, anche agricole, contadine come la mia. Senza dimenticare che la nostra nel corso della mia carriera professionale sono stato fortunato, nel senso che un mio vicino di casa fin da subito ha pensato di lasciare alla banca tutti i suoi beni, la casa di proprietà, i terreni di proprietà alla banca, e l'incarico particolare a me di gestire i suoi notevoli risparmi, perché su quella vecchia casa, su quei siti dei suoi siti di terreni, si facesse un'opera sociale. E così, di comune accordo con i sindaci dei comuni limitrofi, si è deciso di fare un centro socioassistenziale per handicap, dove in quella posizione riusciva a soddisfare le esigenze di diversi paesi. I soci sono il più importante patrimonio della banca. Noi dirigenti, noi che lavoriamo nella banca o gli amministratori della banca, non sarebbero, perdonatemi, nulla se non ci fosse il sostegno dei nostri 55.000 soci. Loro sono la Banca d'Alba. Contrari?
Astenuti. La proposta è approvata. Pensiamo all'unanimità.